Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio portarvi forse in uno dei videogiochi più particolari della storia. Parliamo di The Stanley Parable Ultra Deluxe. The Stanley Parable è uscito nel 2013 inizialmente e adesso, dopo 9 anni, è stato ampliato. Inizio col dirvi che per me è un gioco che ogni videogiocatore che si rispetti dovrebbe giocare. Qualsiasi player amante del videogioco come forma d'arte dovrebbe provare. Io non voglio farvi spoiler, infatti non sarà un gameplay questo, ma vedrete delle immagini registrate, perché fare spoiler su un gioco del genere sarebbe un delitto. Ma sappiate che con questo video io voglio farvi capire il senso del gioco e quindi farvi magari farvelo piacere o meno. Vi spiego fin da subito che in gioco si cammina e basta. Ma facendolo scoprirete cose nuove, ascolterete il narratore, in sintesi voi iniziate come un lavoratore che si ritrova senza colleghi, senza boss, senza nessuno. Tutti sono spariti, ma dall'alto sentirete la voce del narratore che vi dirà cosa fare, potrete decidere di seguire cosa fare, potrete fare l'esatto opposto. Lui ovviamente non mancherà di ironizzare sulle vostre scelte, prendervi in giro. Iniziandolo noterete subito alcuni bivi a livello strutturale di edificio e potrete arrivare a diversi finali, tanti finali. Sappiate che già al terzo tentativo io dopo 5 minuti l'ho finito. Ma il gioco era davvero finito? Ovviamente no, perché io avevo ancora una gran voglia di esplorare, vedere tutti i corridoi che non avevo ancora affrontato, i bivi che non avevo affrontato. Ogni situazione in cui ci ritroviamo c'è sempre una terza scelta che magari non vediamo subito o che magari vediamo ma non ci sentiamo di prendere. Giocare a Stanley Parable mi ha ricordato un po' Animal Crossing. Ovviamente nulla a che fare con la costruzione di un villaggio e di coltivazioni, ma il fatto di entrare ogni volta in gioco e vedere cosa è cambiato, cosa sta per succedere. Infatti, a ogni riavvio del gioco il narratore ci accoglie in modo diverso, alcune volte più serio, altre volte ci mette a impostare delle impostazioni assurde. Comunque, in gioco sappiate che ogni cosa è evoluta. Il personaggio non può saltare, lo noterete subito anche se nelle impostazioni c'è il pulsante di salto. E vedrete, prima cosa, che non ha le gambe. Vi domanderete, sono limiti tecnici? E invece vi accorgerete che nulla è un limite tecnico. Infatti il narratore a un certo punto vi prenderà in giro perché cercherete di saltare o perché guarderete in basso e non vedrete le vostre gambe. A livello tecnico nulla ha dei limiti. Infatti, in alcuni frangenti, e qui non vi spoilerò nulla, vi troverete all'esterno dell'ufficio, davanti a scorci stupendi, bellissimi. Direte, cavoli, che potenzialità che ha questa grafica. Ma ironia della sorte, il narratore e gli sviluppatori ci dimostrano che noi invece dobbiamo stare in ufficio, come se appunto fosse una parabola della vita. E vi dico solo che a un certo punto, all'ennesima run breve che mi sono concesso in un attimo che avevo, ho trovato una porta con scritto nuovi contenuti. Cioè io facevo il solito percorso e ho trovato questa scritta nuovi contenuti. E sono andato e mi si sono aperte nuove stanze dove addirittura mi hanno concesso di saltare in una stanza. Cioè potevo premere il tasto del salto e saltare per un numero limitato di volte. Ricominciando il gioco poi il giorno successivo, la stessa porta c'era ancora, era aperta, ma era stata collegata alla presa di corrente un'insegna al neon che mi diceva di entrare. Ovviamente non ci sono ancora andato, ma sono molto curioso. Sappiate che sono stato addirittura, giusto per citarvi poche cose che ho visto, ma non vi dirò di più, ad interi container pieni di recensioni negative di Steam e dove in pratica il narratore iniziava a leggerne alcune, offendendosi pure. E addirittura ho visto un museo del dietro le quinte dove si sono viste le varie evoluzioni grafiche delle varie stanze del gioco. Il gioco di per sé è snello, facile, comandi, WASD, basta. Ci si muove col mouse, insomma. E le run sono piuttosto brevi. E ci ritroveremo sempre in balia del narratore, anche se vi dico questo. L'ultima volta che ci ho giocato,
Il narratore mi ha detto che la volta successiva lui non si sarebbe fatto vedere, quindi sono curioso di avviare il gioco e vedere che cosa succederà effettivamente. Quindi, in conclusione, The Stanley Parable è un gioco unico nel panorama videoludico e secondo me lo dovreste provare se siete amanti delle piccole perle, quelle che definisco appunto i piccoli capolavori. Sarete come una barchetta in balia delle onde, in sintesi, detto molto semplicemente. Il prezzo del gioco non è bassissimo perché l'ho trovato a 21,99€, ma provandolo mi rendo conto dell'immenso impegno che ci abbiano messo nel realizzare il titolo. E quindi ricordatevi anche che il narratore in pratica reagisce alle nostre scelte precedenti, quindi è importante riavviare ogni volta il gioco. Il gioco io l'ho trovato vario, interessante, c'è tantissimo impegno dietro, si è visto. È in italiano, ovviamente è doppiato in inglese. Li vale 21,99€? Se siete amanti delle piccole perle e di quei giochi che vi restano dentro, assolutamente sì, anche perché come io non avevo mai giocato al primo, in realtà la prima versione del 2013, ma ne parlavano tutti, quindi mamma mia cosa mi sono perso, però me lo godo ora che è uscito la Ultra Deluxe, quindi la versione diciamo arricchita. E invece voi lo volete provare dopo aver visto questo video? Lo avete già provato? Beh, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!